Salve a tutti, bentornati da Anna Maria Laimo e ancora una volta in uno dei nostri momenti di approfondimento siamo sempre nell'ambito della pittura dell'Ottocento, ancora in Sicilia e ancora in Sicilia orientale. E vedremo oggi la figura biografica, le vicende artistiche di Antonino Gandolfo, nipote di quel Giuseppe, di cui abbiamo già tracciato una breve biografia. E questa è una delle opere, probabilmente una delle più significative di quel momento, di pittura sociale, quella pittura che si inserisce perfettamente nel contesto culturale, letterario, del verismo. E quindi questa pittura che cerca di introdurre temi sociali e con un'attenzione anche, devo dire, molto attenta, molto delicata, su tematiche, quali quella delle masse, dei disadattati, dei, diseredati. Ecco, il nostro Antonino Gandolfo sarà un simio rappresentante di questo momento, del verismo anche in pittura e sarà anche un ottimo, ottimo ritrattista. E a lui sono state dedicate alcune pubblicazioni. Vi presento a titolo esemplificativo il pittore Antonino Gandolfo nella cultura catanese del secondo 800 e quest'altra pubblicazione. Ecco qui i suoi dati anagrafici 1841-1910, questo è il suo fotoritratto in bianco e nero risalente a circa il 1890. Nato a Catania, muore a Catania, studiò con lo zio Giuseppe, lo abbiamo già, qui abbiamo già accennato, studiò anche a Firenze con Stefano Rossi, scene di ispirazione realista e numerosissimi ritratti. E vi presento qui un'immagine del pittore nel suo studio, la sua casa di Catania, circondato da alcune delle sue opere. Questa invece è l'immagine, preziosa immagine di una esposizione, quella di Catania del 1907, con molte opere dell'artista Antonino Gandolfo. Nasce a Catania, da ricordare anche la vicinanza familiare con Giovanni Verga, per il tramite della madre. E alcuni momenti salienti della sua vita, 1855, la morte dello zio Giuseppe Gandolfo, suo primo vero maestro. Si reca a Firenze, siamo nel 1860, vedete, sono anni davvero tumultuosi. Dipinge un'opera particolare di cui oggi si sono perse le tracce, il Trionfo d'Italia, ovviamente un quadro ispirato alla compiuta indipendenza italiana. Qui vediamo un disegno, vedremo tra un attimo perché, qual è il motivo per cui ci ritroviamo ad avere questo disegno. Pensate che grazie a quest'opera, che viene accolta con grandissimo favore, gli viene offerta una pensione governativa, lui rifiuta e comunque grazie a quest'opera avrà l'onore, per un artista ovviamente un onore di dipingere sia nel quadro, il ritratto di Vittorio Emanuele e avrà anche grandissimi riconoscimenti. In modo particolare la vicinanza anche del Carducci. Appunto di questo quadro non ci sono notizie e il disegno è stato ritrovato, per quanto ci raccontano gli eredi, non in perfetto stato di conservazione, di sicuro uno schizzo preparatorio all'opera. Il Gandolfo proprio nel 1861 fa una breve descrizione dell'opera stessa in un opuscolo. Queste sono le parole del Gandolfo che descrive l'opera Il Trionfo d'Italia. L'Italia dalla stella in fronte, simbolo della sapienza, onde fu sì gran lume alle nazioni giaventi nella barbarie, cinta dal turrito diadema, mentre calpesta i brani delle secolari catene, fa dono al vendicatore di Custoza e Novara di spada e di scudo, mentre l'eroe è pronto a cingerle il serto riconsacrato nel crisma regale. Siamo in presenza di un linguaggio molto, molto solenne.
molto aurico, che appunto calca fortemente il tema della vittoria appunto dell'Italia unita. Il Gandolfo probabilmente, secondo i suoi biografi, sicuramente secondo qualcuno dei suoi biografi, ha stretto contatto con i Macchiaioli, il momento storico d'altronde quello. È sempre a Firenze, è chiaro che affinò il suo gusto, accostandosi alle tele dei grandi maestri, citiamo solo Raffaello, Correggio e Tiziano. Fatto sta che il nostro si stanca del clima fiorentino e arde di ritornare a Catania, torna definitivamente con la ferma intenzione di continuare da solo, da autodidatta. Altri importanti momenti: 15 luglio Garibaldi entra a Catania e Garibaldi staccia le truppe borboniche dalla Sicilia, quindi ci rendiamo conto che siamo in un momento storico veramente travolgente. Lui rientra a Catania proprio nell'ambito di questo momento di grandi sconvolgimenti politici, è la seconda metà del 1861. Carducci gli scrive una lettera di invito qualora il pittore si fosse recato a Firenze. Questa lettera, che viene pubblicata nel 1939, recita così: «Ella aggiungerà onore all'Italia e alla più bella e classica isola. Se ella alla stagione nuova va in Firenze per ragioni di studio e vi si trattiene, facilmente avrò il piacere di rivederla nella prossima estate. Piacere che io affretto col pensiero ansiosamente. Intanto la ti ricordi di me, e dove io possa servirla, se ne trovi pure». Nel 1870 il primo matrimonio del nostro, sposa Giovanna Manzone. Nascerà un figlioletto nel 1871, questa prima famiglia è destinata a dissolversi tragicamente, la moglie morirà suicida appena 25enne, il figlioletto a pochissimi anni morirà per disferite. Eccola qui la produzione gandolfiana del quadro sociale. La prima opera appartenente a questo gruppo è La Tentazione. Eccola qui, è una tela molto interessante, una tela nella quale una donna costretta dalla miseria sta per essere sedotta da un uomo, in presenza della madre della giovane, che rimane impassibile, volge proprio lo sguardo per non lasciarsi in alcun modo emotivamente coinvolgere dalla scena in questione. Appunto, questa è la descrizione dell'opera. I personaggi sono riconoscibili. Si tratta di Maria Grancagnolo, la seconda futura moglie, la sposerà molti anni dopo, del Gandolfo, il fratello di lei e la madre di lei. L'intera famiglia di Maria, insieme al fratello, la sorella, la madre, e abitarono nella casa del pittore via Rocca del Vento 22 a Catania. Ancora un quadro di forte impatto sociale, L'Espulsa, e ancora una volta la modella è Maria Grancagnolo, quindi la sua futura seconda moglie. Anche in questo caso è una donna accasciata dietro una porta chiusa. Vedete, con sicuramente abiti non riconducibili ad una estrazione sociale elevata, il peso della colpa dell'abbandono, la paura dell'ignoto, un'opera anche questa di grande, grande impatto emotivo. Ancora, un'altra opera che cambia registro è il ritratto di Maria al pianoforte, qui troviamo invece un interno altoborghese, sicuramente con tutta una serie di elementi che ci fanno cogliere appunto questo senso di ricchezza, di appartenenza ad un'estrazione sociale elevata in questo caso. Quindi, certo, un colpo alla botte, come molto spesso accadeva, gli artisti non disdegnano di rappresentare se stessi, insieme a comunque dare uno sguardo attento, perché no, a ciò che accade di fuori della propria cerchia ereditaria. Ritratto di Salvatore Grancagnolo, sempre il fratello di Maria.
Ancora tra il 1880 e 85 dipinge molte altre opere, Musica Forzata, L'ultima moneta, guardiamo in questo caso Musica Forzata, collezione del professore Belfiore che si trova adesso presso il Museo del Castello Ursino, una comitiva di poveri suonatori ambulanti che immediatamente, appunto, da cui immediatamente traspare l'avversità del destino, la durezza del vivere. E ancora, ecco qua il compenso, anche in questo caso, un interno, guardate, decisamente rustico, decisamente povero, con abiti sicuramente legati a un'estrazione contadina, un'estrazione molto molto povera. Eccola qui, l'ultima moneta o ultimo soldo. In questo caso, appunto, questa giovane che evidentemente si trova ad affrontare la povertà, quindi anche in questo caso vediamo l'interno è molto molto significativo. L'usuraia, ecco anche questo è un olio su tela, guardate, una donna che porta le sue piccole e grandi per lei cose, a colei la quale appunto l'usuraia poi le darà quel poco che le servirà per tirare avanti. E dipingerà tra i tanti ritratti anche il ritratto di Mario Rapisardi, altre vicende biografiche, la nascita del primo figlio avuto da Maria che sposerà qualche anno dopo, e eseguirà tanti altri ritratti, il ritratto di Giovanni Verga, nel contempo vediamo qualche altra notizia, ovvero ciò che accade nel mondo intorno ad Antonino Gandolfo, ad esempio. Verga scrive Mastro don Gesualdo e Van Gogh dipinge i girasoli. Nel 1889 viene incaricato dell'insegnamento di disegno ornato e figura alla scuola d'arte e mestieri. E il 1890, ad esempio, arriva l'automobile a Catania, norma viene, eseguita, la norma viene eseguita per l'inaugurazione del Teatro Massimo Bellini. E poi ci sono altre storie, Van Gogh dipinge la chiesa di Auvers, si suicida, Capuana pubblica Profumo, ancora sposa appunto nel 1891 la sua compagna Maria, partecipa nel 1891 ad un'esposizione nazionale. Ancora nel 1893 gli viene affidata la cattedra di professore di disegno ornato e figura, ha un ottimo rapporto con Federico De Roberto, e ancora importanti incarichi, incaricato di dipingere i ritratti di Vittorio Emanuele III della regina Elena. E il momento, l'anno, il 1901, è l'anno in cui Capuana pubblicherà Il Marchese di Rocca Regina. 1902, ancora un importante incarico pubblico. Gli viene dato l'insegnamento nella scuola professionale a Catania. Antonino Gandolfo ha un importantissimo ruolo pubblico. È uno di quegli artisti che viene riconosciuto tale in seno alla società che si ritrova a vivere, quindi ha molte cariche, molti incarichi. Dipinge il ritratto dell'importante medico Tomaselli, che era già professore di clinica medica. Eccolo qui il ritratto in questione, il ritratto del professore Tomaselli, con la perizia quasi fotografica che dobbiamo riconoscere ad Antonino Gandolfo, esattamente come era stato e come è stato, se ricordate, per Giuseppe Gandolfo, anch'egli ottimo, ottimo ritratto. E ancora vicende biografiche, la nascita del terzo figlio, ne avrà anche un quarto. Il terzo figlio, Antonino Gandolfo, viene battezzato da Giuseppe Sciutti, altro grande rappresentante della pittura dell'Ottocento in Sicilia. Giuseppe Sciutti abbiamo visto biografia e vicende artistiche, artista di grande caratura, di grande peso, che avrà appunto l'onore di battezzare il terzo figlio di Antonino Gandolfo. Il nostro
Si spegne il 21 marzo 1910. Era comunque in ottima salute. Lui aveva continuato a dipingere e disegnare.